Perché si accomuna, o se vogliamo, entra in coerenza con ciò, o se vogliamo ancora entra in armonizzazione con ciò che c'è. E cos'è che c'è in fondo? Cos'è che c'è in fondo? Questo è bello. Nel suo continuo svanire e ripresentarsi. Cos'è fatto che c'è dopo fondo? Fatto. Fatto dopo fatto. Piccolo dopo piccolo. Frammento semplice dopo semplice. Concluso dopo concluso. Certo. Frammento dopo frammento. Con frammento concluso in sé, e pur che mi apra la profondità che sta racchiusa in quel frammento. Fotogramma dopo fotogramma. Fotogramma dopo fotogramma, se vogliamo metterlo in questa maniera, ma aperto a ciò che quel fotogramma, quando lo vedo come fotogramma, mi apre nel suo piccolo mistero. Meraviglia dopo meraviglia. Meraviglia dopo meraviglia. Narrazione dopo narrazione che diventa profondamente diversa, questo lo vedremo in futuro. Ciascun frammento si narra in modo diverso da quanto narra lo stesso fatto se io lo vedo nella grande costruzione che io ne faccio, perché ricordo che la mente fa sempre grande costruzioni per voi, non oggettivamente per me. Ma allora, se questo è vero, la mia azione non è forse strettamente, oserei dire, conseguenziale e naturale rispetto a quel qualcosa che porta in sé già le tracce di una possibile azione da parte dell'uomo nel momento in cui entra a contatto con quell'essere? Sì. E non sarà forse quella di, come dire, tenere sempre più davanti agli occhi le caratteristiche di fondo di quell'essere, non la superficie? Certamente. E non sarà quella di assecondare sostanzialmente quello che mi viene narrato dalla sua profondità? Certo. E non sarà quella del riconoscere semplicemente, quindi di raccordarmi nel riconoscere a questa profondità che si svela? Sì, certo. E quindi la mia azione non sarà semplicemente quella di lasciare che ciò che viene svelato da quella profondità mi inondi? E non, quindi l'azione non sarà quella di togliere gli ostacoli a questa profondità che mi può inondare? E quindi l'azione non sarà quella di togliere pian piano via di mezzo sempre di più tutto ciò che parla di altro che non sia quella profondità? E quindi la mia azione non sarà diretta semplicemente a lasciarmi invadere? E quindi la mia azione non sarà semplicemente diretta, per quel che posso fare dal punto di vista dell'uso della mia attività riflessiva e del ricordarmi di stare dentro questa dimensione, di ricordarmi che oltre alla recita della mia mente ci sta un'altra prospettiva, ci sta un altro tipo di realtà. E non sarà forse a un certo punto la mia azione quella di lasciarmi anche un po' smattacchiare da quel che la vita mi presenta e che immediatamente agli occhi appare come magari malefico, perverso, e che poi invece un'altra parte di me mi recita: ma attento, dentro questo c'è qualcosa invece che svela non la maleficità, ma invece la grande piccola meraviglia nascosta. E la mia azione non sarà quella sempre più di cui vi parlavo prima, della cautela ogni volta che la mente urla a determinate cose, e non sarà quella di quindi predispormi al sussurro di qualcos'altro, perché la cautela, cioè quella cautela che mi fa dubitare di ciò che la mente sta recitando, mi predispone a quanto minimo non lasciarmi invadere dalla mente e quindi da esaltare a poco, magari senza volerlo, qualcos'altro che sta bussando. Ma guarda quello sto usando, sto ritornando, facendo ritornare in campo il tempo che bussa e il tempo che sussurra. Certo, l'hai appena detto. Non è che per caso la vostra azione sia diretta dal clamore della mente? Certo. Dal clamore della mente. Ovviamente. Dall'urlo della mente. Questa azione di cui parlo è diretta dal sussurro che nasce da ogni essere che appare e scompare e che svela la sua profondità. Questa è la questione. E allora, sempre più io divento quello che, uso una parola che per voi rischia di essere mal interpretata, ma la uso lo stesso, che si affida a questo sussurro, che si affida a, e quindi sempre meno la sua azione sarà per inibire qualcosa, per, come dire, dall'altra parte promuovere qualcosa, ma sarà sempre più in azione che si accorda a qualcosa, accorda,
ricorda qualcosa. Ma tenti bene, un'azione che si accorda con qualcosa di già esistente, che ha in sé, che ha in sé già la matrice della direzione d'azione, come si può definire? È un fare? È un fare, giusto? È sempre per un fare. Forza è un fare. C'è un corpo. C'è un fare, è un fare. Ci sono anche comportamenti che metti in atto, giusto? Certo. Ma in che modo? Vecchia frase che forse adesso comincia ad avere un altro significato. Nel non fare. Per voi, il fare è fare fare. Cioè, cosa vuol dire? Il fare secondo logiche, secondo prospettive che sono elaborate, parlo sempre nell'ambito interiore, dalla vostra mente. Se il fare viene sempre più, oso dire determinato, non vi piace la parola, a voi, a me sì, è più determinato, perché venite risucchiati da quel qualcosa che si presenta, che appare e scompare, che vi parla della relatività dell'esistenza, dell'impermanenza, dell'effimero, e siete sempre più affascinati da tutto questo. Se l'azione diventa sempre più determinata da questo, nella sua direzione, nella sua caratteristica di fondo, è un fare, sì, ma non porta quello che per voi è la caratteristica essenziale del vostro fare, e cioè che è il vostro profondo protagonismo nel creare. Questo certo. E quindi posso dire che è un fare nel non fare. Questo certo. Però posso farti una domanda, sì, per quanto riguarda la frase che avevi detto prima? Tu avevi detto è un mettersi in sintonia, giusto? Sì. Allora io voglio capire bene questa parola, sintonia, perché noi diamo un significato certamente alla sintonia, che è sempre una... Sì. Invece mi è venuto in mente quando tu dicevi nel gruppo di approfondimento che chi è nel primo quadrante vede per esempio chi è nel secondo quadrante preda di una mente. Certo. Quindi come si... Dopo questo, dopo. Perché volevo capire dopo. Questa sintonia come dopo, diventa... Perché questo si crea dopo. Ah. Io sto parlando di okay. qual è la caratteristica essenziale okay, okay. dell'azione. Poi questo viene rivisitato quando io introduco le singoli comportamenti. Ok. No? I singoli comportamenti. E come dire, quando io ho parlato dell'emozione, vi dicevo, c'è una dolcezza di fondo che nasce, che è la compassione, che era questa dolcezza di accoglienza, dentro cui però ci sono anche le emozioni spinte, certo. forti magari alle emozioni, che nascono e poi muoiono però dentro questo albero. Sì. No? E come quando dicevo sul pensiero, c'è un pensiero che sempre più diventa un pensiero che riconosce, ma dentro il quale appare e riappare ancora il pensiero etichettante, no? Certo. Però dentro il predominio di questo pensiero che riconosce, che prevale a poco sul pensiero etichettante. Il che vuol dire che il pensiero etichettante, quando si inserisce in quel talpio, perde di peso, etichetta ancora, ma mi viene subito più facile da sorridere su quell'etichetta che ho lanciato. Perché quello che predomina sempre di più è riconoscere qualcos'altro che va al di là dell'etichetta che recita la mente e che attenua immediatamente l'etichetta che recita la mente. Non so se è chiaro. Certo. Così è qui. È la stessa questione. C'è una inclinazione che diventa via via, vecchio discorso che ho fatto per gli altri aspetti, sempre più costante, un'inclinazione dell'azione. Lei direbbe che viene risucchiata, io dico che viene sostanzialmente indirizzata profondamente dalla natura di ciò che vedo, dalla natura di ciò che vedo. Quindi da un cambio di ottica con cui vedo le stesse cose che voi vedete in un'altra ottica.